170esima puntata e ancora non ci hanno cacciato. Sarà merito dei nostri ospiti anche. Sarà merito solo dei nostri ospiti. Che abbiamo sempre ospiti di grande livello. Per quanto ci riguarda, io ancora mi chiedo come ciò sia possibile, ma va bene. Come l'ospite di oggi, ragazzi. Abbiamo in collegamento Chiara Grispo. Ciao Chiara! Ci senti? Sento benissimo, tu mi senti? Sì, 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 bene, bene, bene. Dove sei innanzitutto e come stai? Devo andare in studio e adesso fra poco mi fiondo. Sei a Milano? No, a Verona. Ah, Verona, Verona, bene, bene, bene. Bene, siamo felici di averti qui con noi, perché per qualche minuto così ci racconti un po' sia tutto il tuo percorso, ma sia anche i nuovi successi che stanno insomma per uscire. Come hai cominciato? Noi siamo curiosi di saperlo, cioè proprio i tuoi primi passi, no? Con la musica, con il canto. Come è successo il tutto? Come si è accesa questa magia? Allora, ti dico, non c'è stato un giorno che ho detto io voglio cantare, è stato tutto molto graduale, avevo questa passione fin da piccola, cantavo, ballavo, suonavo il piano, poi... Vabbè, baby prodigio. Hai proprio capito? Faceva tutto. Io guardavo i cartoni. Ma perché io guardavo la TV, c'era Camp Rock, c'era High School Musical e io... ero tipo fan numero uno, dovevo cantare, prendevo tutti i ragazzini, i bambini amici miei del quartiere e ballavano con me, li facevo ballare. Ah, che figata! Faceva la regista di musical all'interno del suo quartiere, è un ottimo inizio. Che figata! Il set, il palcoscenico con le coperte. No, vabbè. All'infanzia. E poi c'è stato un momento in cui hai switchato, cioè dal divertimento al dire, beh, quasi quasi lo faccio come carriera, no? Sì, sì, diciamo che comunque Amici ha dato quella svolta lì. Poi ho imparato tantissimo, avevo appena iniziato a scrivermi le mie canzoni, quindi Amici mi ha fatto fare un salto, quello sicuramente. Era il 2016? 2016. Tu 2016. Quanti anni avevi quando sei entrata ad Amici? 19. Ah, mamma mia. Una pischelletta, come diciamo noi a Roma. Come sta? Eh sì, io ho fatto 7-8 mesi a Roma, e lì appunto. Com'è stata come esperienza? È stata dura, non te lo nego, però super, super, super divertente, mi ha aiutato tantissimo a imparare anche a stare davanti a una telecamera. Certo, sì. Poi immagina 24 ore. Certo. Bello comunque, bello, bello, ho imparato tantissimo, sono uscita comunque con le mie canzoni, con quello che scrivevo, quindi... super, super. E poi hai fatto tantissime esperienze, tra cui l'apertura del concerto Ai Modà allo stadio San Siro, che secondo me è una roba pazzesca, insomma, per una ragazza. Infatti, che meraviglia. Appena ventenne, 19-20, insomma. Sì, direi di sì, un'esperienza che non ti ricordi per tutta la vita, assolutamente. E poi hai doppiato un personaggio in Oceania. Mamma mia, che meraviglia! Che canzoni stupende, io sono una fan Disney e ti ringrazio perché hai veramente interpretato il personaggio. Come si chiama il personaggio? Ha due nomi in realtà, perché... Aspetta, ce lo facciamo dire da lei. Baiana. Ah, ok, ok. Baiana in italiano, sì, e lei ha fatto appunto, penso, solo la parte italiana, solo le canzoni in italiano, perché già così. Com'è stato doppiare? Com'è stato cantare e doppiare? Cioè seguire il labiale di un personaggio? Sai che è stato difficilissimo, nel senso che non è solo cantare, devi portare il tuo, lo devi portare in un altro personaggio con altri movimenti, con i suoi movimenti, con i suoi respiri, con i suoi sorrisi, quindi è totalmente diverso. Io ho la fortuna che comunque ci sono cresciuta con la Disney,
cantavo Disney tutti i giorni, quindi un po' la scuola, tra virgolette, ce l'avevo. Però è stato veramente difficile, difficile, bellissimo. Sogno che sia vera, bellissimo. Grande, grande. Guarda, su questo veramente ti facciamo un applauso, ragazzi, anche, anche per l'entusiasmo. Grazie. Per l'entusiasmo che ci stai trasmettendo. Ci stai, io che sono un boomer, che sono vecchietto, mi stanno venendo i brividi ascoltandoti, perché queste sono cose veramente super belle. Complimenti, perché te lo meriti. Tra l'altro quest'anno è uscita, c'è stata prima Come Cenere, che è uscita, se non sbaglio, più o meno a gennaio, giusto? Come Cenere. Ci senti? Gennaio. Ci senti, Chiara? Sì, ok, perfetto. E mentre forse abbiamo un po' di rallentamenti per colpa della wifi, non so. Chiedo alla regia aiuto, sia a Stefano che a Lucas. Ci senti ora? Vi sento. Che ogni tanto ti vediamo frizzata per quello. E poi il 15 aprile, venerdì 15 aprile, è uscito Rich Man, il tuo nuovo singolo. Aspetta che forse abbiamo perso il collegamento. Esatto. Allora, ripristiniamo il collegamento, intanto andiamo avanti, a tra poco con Chiara Crispo su Radio Roma. Povero Rich Man, Chiara Crispo. Rich Man, a chi è dedicato? Chi è il povero Rich Man, secondo te? Beh, si può dire, no? Dai, parliamo di questo tuo brano. Parliamone. No, allora, io ho scritto questo pezzo perché per Cher, per il riferimento all'intervista di Cher. Okay. Perché lei è stata una che mi ha praticamente cambiato la vita, i suoi ideali. Per me è una dea, praticamente. Quindi la sua intervista, quando le chiedono, quando le dicono: ah, sai, mia mamma non vede l'ora che io mi sposi, I'm settled down and marry a rich man, you know? Quindi mi stabilizzo e mi sposo un uomo ricco. E lei dice: mamma, sono io l'uomo ricco, I don't need a man. È fantastica, per me icona questa cosa. Ho voluto assolutamente riprendere la citazione. E tu sai che su sta cosa c'è stata una critica perché un influencer statunitense, senza fare nomi, è stata a Venezia e in un ristorante di Venezia hanno portato il menù con i prezzi all'uomo e a lei, per galanteria, hanno portato il menù senza prezzi. Lei si è alzata e ha detto: l'uomo della coppia sono io, pago io. Esatto. Per dirti, no? Per fare il paragone nel mood della tua canzone, proprio perché c'è ormai una parità assoluta, infatti, io credo anche dovuta. Dovuta e assoluta anche a livello proprio di guadagno, perché ci sono donne nel 2022 che guadagnano molto di più di tanti uomini e che non hanno bisogno. Un po' quando hanno detto l'altro giorno a Samantha Cristoforetti, che sta ripartendo per lo spazio perché Elon Musk le ha pagato questo nuovo viaggio, lo sapete? Sì, e l'ha ingaggiata per questo nuovo viaggio, per questa nuova missione. E ai figli chi ci penserà? Mamma mia, quanto ho odiato quella domanda. I figli hanno un marito, hanno un padre e io ho un marito. E hanno una casa e tutti baderanno a loro. Cosa ne pensi di questo argomento, Chiara? Ah, guarda, io so che in alcuni paesi comunque la maternità va data anche al padre. Ah, certo, cioè, esatto. Perché, bravo. Esattamente, come è giusto che sia, non deve stare a casa per forza la mamma, o hanno necessità entrambi, cioè il bimbo ha necessità di entrambi i genitori. Di entrambi i genitori, quindi è assolutamente. Io vedo cose ancora che. Sì, siamo un po' nell'antichità in Italia, come si dice, l'Italia è un paese per vecchi. Veramente, guarda. Allora, cosa combinerai in questi prossimi giorni? Interviste, registrazioni in studio? Insomma, prima di salutarci, raccontaci un po' come hai organizzato il futuro prossimo. Allora, ti dico, io fra poco che mi aspettano in studio a Verona, in Valpolicella, che non è vero. Dove c'è l'Amarone. Dove c'è l'Amarone? Tanta roba, ragazzi, uno dei migliori vini al mondo.
Esatto, quindi no, vado in studio a chiudere l'EP che uscirà fra pochissimo, fra qualche mese. Ok. E quindi uscirà il singolo, un altro singolo insieme all'EP intero. E ecco, tutto in italiano, il mio primo progetto in italiano e sono super 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 contenta. E soprattutto di averlo scritto, anche perché comunque è sempre stata una sfida per me l'italiano. Io sono sempre, anche da amici, sono sempre uscita in inglese, perché comunque ho sempre avuto questa passione dell'inglese, certo, fortissima. Però avere un progetto in italiano, comunque io vivo qui, i miei fan mi seguono, sono italiani, certo, ed è giusto che comunque capiscano e voglio che sappiano quello che scrivo, insomma. Certo, ecco. Certo. Beh, noi siamo super contenti di questo e non vediamo l'ora di ascoltarlo tutto di un fiato. Il tuo EP, ovviamente, siamo tuoi proprio fan, sostenitori. Io sono accaniti. Fan, io sono ufficialmente fan, visto, Chiara, che è un personaggio Disney. Sai anche che ti diciamo che a Roma hai una casa, questa casa si chiama Radio Roma. Quando passerai per la capitale, noi avremo veramente troppo piacere ad averti qui. Magari stappiamo un amarone, porto io un amarone della Valpolicella e ci facciamo un po' di diretta insieme. Ti va? Accetti l'invito? Super volentieri. Bene, bene. Che rapporto hai con Roma, a parte amici? Cioè, se dovessi scegliere una cosa che ami di Roma, la prima cosa che hai amato, che ami di Roma, qual è? Eccola. Ti faccio subito la domanda, vai, che facciamo a tutti. Dai. Tu sei del team sei del team carbonara o amatriciana? No, carbonara. Bravissima! Allora, quando verrai qui da noi, troverai sicuramente una casa che ti ospita e soprattutto una carbonara bella calda. E l'amarone. E l'amarone. Perfetto. È stata ospite con noi a Sarallo Famosi, il programma più inascoltabile di Radio Roma. Grande per gli ospiti. Chiara Grispo! Grazie a te, ti vogliamo bene. Noi andiamo in break, resta un secondo che ci facciamo una foto con te nello schermo. Ciao Chiara!